Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arno e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il più forte anti-influenza che esiste. Questo metodo è veramente fantastico ed è facilissimo da preparare. Combatte ogni tipo di influenza invernale, come per esempio tosse grassa, tosse secca e raffreddore. È veramente fantastico, l'abbiamo sperimentato anche noi e vi assicuriamo che funziona. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa ricetta ci serviranno un limone bello grande biologico, 3 pezzi di zenzero biologico non trattato e 500 g di miele di acacia. Ovviamente per questa ricetta ci servirà un vaso bello capiente e ora ci andiamo a occupare del nostro limone, al quale tagliamo le estremità. Prendiamo un piattino per mettere proprio il nostro limone lì dentro, poi lo tagliamo ancora a metà, le metà che abbiamo ottenuto le tagliamo un'altra volta a metà e 4 spicchi che abbiamo ottenuto li tagliamo ancora una volta a metà e profumo. Mamma mia. Fatto ciò, li iniziamo a tagliare a pezzettini piccoli. Finito di tagliare il limone, ci occupiamo dello zenzero. Lo zenzero lo sbucciamo e tagliamo a pezzettini la sua polpa. Ora siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e per prima cosa mettiamo dentro il vasetto il limone e poi lo zenzero e continuiamo così finché non abbiamo riempito il vasetto per 3/4. A questo punto non ci rimane altro che versare il nostro miele finché non riempiamo il vasetto. Ed ecco qua il nostro antidoto contro le influenze invernali finito. A questo punto non ci rimane altro che chiudere il vasetto e conservarlo in frigo. Se vogliamo che faccia effetto, ogni mattina ne dobbiamo mangiare un cucchiaio. Ok ragazzi, a questo punto vi devo dire un'altra cosa. Quando finirete di mangiare questo vasetto, ne dovrete fare un altro e così via per tutto l'inverno. Comunque, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella!